Amici carissimi, bentornati sul mio canale. Canale dove chissà già chi mi segue sa che parliamo di musica di un certo livello, quindi, come dico sempre, musica con la M maiuscola. Allora, in un programma del genere, in un canale del genere, non poteva mancare un personaggio come Frank Zappa. Polistrumentista, direttore d'orchestra, genio assoluto. Volevo portarlo sul canale, ero ansioso di farlo e per la prima volta appunto oggi voglio parlare di lui, ma non di un suo disco, perché di quello ne avremo modo di parlare poi successivamente, perché sto reperendo alcuni dei suoi lavori, quindi poi disco per disco prenderemo in considerazione e parleremo di tutte le curiosità come facciamo di solito. Oggi invece voglio parlarvi di un fatto di cronaca che è successo nel 1982, precisamente il 14 luglio, e precisamente a Palermo, allo Stadio Favorita. Sta terminando il tour europeo, un grandissimo tour di grande successo, dove le date finali sono quelle italiane. Infatti è reduce di date come quella di Milano, il 7 luglio, l'8 luglio suona a Pistoia addirittura, il 9 al Testaccio di Roma, il 12 luglio al San Paolo di Napoli, e poi questo grande tour europeo deve terminare con l'ultima tappa a Palermo. È una tappa forse voluta, sicuramente voluta, perché lui proviene proprio da lì, i suoi natali sono proprio palermitani, anzi per la precisione di Partinico, cittadina vicino Palermo, dove il papà Francesco Zappa, ai primi del Novecento, lascia tutto e da emigrante va via, sale su una nave e via, verso l'America, verso il sogno americano. Il contesto palermitano è molto sentito da Frank Zappa. Ha un amico, che poi diventerà suo biografo, Massimo Bassoli, che lo accompagna sempre, ha una grande amicizia con lui e quindi fa un po' da cicerone, no? Infatti lo porta a visitare le bellezze della città di Palermo, ma non solo, lo porta addirittura a Partinico quel pomeriggio prima di suonare, prima del concerto. Quindi lo porta proprio a vedere il paese dove nacque, dove abitava prima il suo papà. Quindi tutto questa atmosfera bellissima, perfetta. La sera si deve suonare, quindi rientrano poi a Palermo, lui e il suo amico, e iniziano a fare il sound check, e lì c'è un'altra curiosità, lì nasce la famosissima canzone Tengo una minchia tanta, perché lui era ossessionato, era incuriosito da questa parola che sentiva sempre lì in Sicilia, minchia, minchia. Dice al suo amico Massimo di salire sul palco mentre fanno il sound check, gli dà il microfono in mano e gli dice: dai, fai qualcosa che contenga la parola minchia. E lui, Massimo, inizia a dire: tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, e nasce questo pezzo famosissimo che tutti voi conoscete, che poi tra l'altro non uscì subito ma uscì come bonus track un po' di anni dopo. Quindi tutto è perfetto, l'atmosfera, i ragazzi giungono da tutte le parti per vedere questo genio americano che è arrivato fino in Sicilia per terminare il suo grandissimo tour, quindi c'è grande fermento. Però all'epoca non è come ora, che quando andiamo ai concerti ci fanno togliere anche gli accendini, ci fanno togliere le fibbie. All'epoca non c'era alcun tipo di controllo, cioè nel senso non c'era il servizio di security. Infatti molte persone scavalcavano, entravano. Allo Stadio La Favorita c'era molta più gente di quella che poteva contenere. La sera arriva, tutto è pronto, però c'è un'altra particolarità. Il 14 luglio a Palermo si festeggia Santa Rosalia, la santa patrona della città. Quindi in giro per le strade c'era tanta confusione, c'era la processione e la polizia era impegnata in quei giorni particolari, perché c'era tantissima tensione, perché qualche giorno prima, settimane prima, c'erano stati tanti morti causati dalle guerre tra cosche e mafiose. Quindi era un periodo molto particolare, un periodo storico dove la polizia era molto molto stressata, se così si può dire. Il concerto di Frank Zappa, la processione di Santa Rosalia, insomma, Palermo era assediata, era messa sotto assedio dalla polizia. Comunque, il concerto incomincia. Si apre con Dancing Fool, pezzi che tutti attendono, pezzi storici. Ci sono anche alcuni pezzi che provengono dal disco appena uscito, perché nel 79 uscì questo e uscì anche il triplo concept mastodontico Joy's Garage, quindi era proprio al massimo della sua espressività il nostro grande Frank. Quindi il concerto parte,
solo che loro sul palco non si rendono conto della situazione, perché la situazione è alquanto anomala. Il palco è stato montato al centro del campo da gioco e sul prato non c'è nessuno. È vietato assistere al concerto sul prato, quindi i posti riservati al pubblico sono solo quelli sugli spalti. Quindi dalle prime note già si iniziano a sentire fischi, cosa strana. Un cantante che arriva, un musicista che arriva con tutta questa grande voglia di fare questo concerto nella terra di sua origine, l'origine di suo padre, insomma, e inizia a sentire fischiare. Dice, come? C'è qualcosa che non va. Il pubblico fischia perché Frank Zappa è lontanissimo. Cioè, loro sono sugli spalti, sul prato non c'è nessuno, il palco è messo a metri e metri di distanza, la musica arriva lontana, gli artisti si vedono piccolini. E quindi qualcuno inizia a scavalcare, inizia a correre sul prato per andare più vicino, per andare sotto al palco e vedere il suo idolo, il suo mito. Intanto la band continua a suonare. Tra gli altri musicisti di questa super band che Frank Zappa si porta dietro c'è anche un giovanissimo Steve Vai, quindi livelli altissimi, Steve Vai alla chitarra. Dunque il concerto prosegue, però c'è sempre questo aleggiare nell'aria di qualcosa di strano, gente che urla, che fischia, che è contrariata. Allora la polizia inizia a cercare di mantenere l'ordine, ma la cosa sfugge di mano ben presto. Più il pubblico aumenta la sua rivolta e più la polizia rincara la dose, e arrivano addirittura i celerini e iniziano a sparare lacrimogeni sul pubblico. Diventa il caos. Gente che scappa, urla, schiamazzi, corrono da tutte le parti, si spostano come un'onda da un settore all'altro. Il tutto mentre Frank Zappa, ignaro, suona sul palco perché non riesce a vedere. Loro dal palco non riescono a vedere cosa sta succedendo realmente dall'altra parte, perché sono illuminati dai fari sparati negli occhi, e quindi non capiscono niente, però si accorgono che c'è qualcosa che non va. Infatti a un certo punto Frank si ferma, addirittura fa salire Massimo, il suo amico Massimo Bassoli, che parla italiano, che cerca di calmare il pubblico, ma senza risultato. Quindi questo concerto, che doveva essere qualcosa di meraviglioso, doveva terminare un tour europeo grandioso, finisce laggiù in Sicilia a Schifiu, una figura di merda allucinante per l'Italia. Non siamo stati in grado di accogliere un artista del calibro di Frank Zappa, anzi abbiamo fatto appunto la nostra figura, e di quel concerto rimane solo questo bruttissimo ricordo. Addirittura il concerto termina perché comunque non era più il caso di proseguire. Un concerto che doveva durare un'ora e mezza, due, dura solo 40 minuti, si saluta il pubblico molto velocemente, si dà la buonanotte e via. La band Frank Zappa e i suoi collaboratori vengono chiusi sotto al bunker dello stadio, infatti gli viene fatto mettere addirittura il giubbotto antiproiettile addosso a Frank, cioè qualcosa di allucinante, non, si perde tutto, si perde la bussola completamente, cioè neanche fosse scoppiata la guerra atomica. Ovviamente il pubblico fuori continua a fare caciara, i celerini che caricano sul pubblico, sulla gente per strada, cioè qualcosa di pazzesco, senza alcun motivo. Ma perché questo? Perché all'epoca gli eventi rock non erano ben visti sicuramente dal potere dominante, diciamo così, quindi comunque già venivano fatti in maniera molto prevenuta, quindi tutto sfuma come i fumi di quella serata dei lacrimogeni. Tutto finisce così. L'Italia non era nuova a questo tipo di episodi, però era successo molti anni prima. Nel 1971 erano arrivati le Zeppelin al Vigorelli e finì più o meno allo stesso modo. Anche di quello ne parleremo magari in un'altra puntata. Un evento che doveva essere così bello, così un bel ricordo, invece rimane una bella figura di cacca. In ogni caso, un artista come Frank Zappa da tutto ciò ne trae magari qualcosa di buono. Infatti l'anno successivo, nel 1983, esce un disco che riprende un po' tutto il tour che ha fatto e tutte le tappe che ha fatto in Italia, e si intitola The Man from Utopia, che è una copertina particolare creata dall'artista Tanino Liberatore, fumettista della fortunata serie Ranks e Rocks, che crea appunto un Frank Zappa in quello stile fumettistico, impegnato con una paletta ad uccidere zanzare. Perché zanzare? Perché appunto durante il concerto di Milano, che lo fecero suonare in un laghetto a Segrate, sul palco fu mangiato dalle zanzare, quindi riprese un po' quello. Poi c'è uno striscione
che dice 3-1 vaffanculo, e quello si riferisce al 3-1 che ci fu nella partita tra Italia e Germania Ovest, perché l'11 luglio del 1982, mentre Frank Zappa era impegnato qui in Italia con le sue date, quindi il 14 a Palermo, ma qualche giorno prima tra Roma e Napoli, infatti il 9 suonò a Roma e il 12 a Napoli, l'11 a sera ci fu la grandissima finale dell'Italia di Berzot, che vinse la Coppa del Mondo e vinse appunto 3-1 contro la Germania. E quindi troveremo questo striscione 3-1 nella famosissima copertina del disco che uscì l'anno successivo, nell'83. Quindi comunque Frank Zappa prende tutta questa esperienza italiana, è ovviamente un artista intelligente e sensibile, ne tira fuori un disco. Per cui ragazzi, come vedete, anche queste storie, per chi non le conoscesse, le potete trovare sul mio canale. Io vorrò sempre portare avanti questo discorso di queste storie collegate alla musica. Parleremo di vinili insieme, cercherò sempre di rispondere ai vostri commenti che mi lasciate sempre sotto, che sono sempre graditi, perché da quei commenti posso trarre altre informazioni per andare avanti sul canale. Molto molto interessante da guardare, su Netflix almeno, fino a quando l'ho visto io c'era ancora, un documentario che parla appunto di Frank Zappa e quando venne in Italia, quindi si parla anche molto bene di questo concerto che andò a finire in malora, quindi se volete vederlo è in inglese con sottotitoli in italiano. E quindi anche questa storia l'abbiamo raccontata oggi insieme. Io vi ringrazio come sempre per essere stati qui con me. Parleremo di Frank Zappa sicuramente nel canale, anzi non vedevo l'ora di portare qualche vinile qui, come anche, a parte questo, che è un doppio e ci sarebbe da parlare molto, iniziando già dal nome, però non vi dico nulla perché altrimenti spoilerò la puntata che vorrò fare a riguardo di questo, oppure dischi come questo, Hot Rats, dischi che ancora oggi fanno paura per il contenuto e l'esecuzione di questo jazz moderno, di questo new jazz appunto che Zappa si è inventato, con pezzi allucinanti che segnano la storia di questo artista immenso, a volte spesso anche difficile da assimilare, quindi forse non per tutti, però quando ci si avvicina in questo mondo, nel suo mondo, sicuramente ti rendi conto di che grandissimo genio fu Frank Zappa. Ragazzi, vi saluto ancora una volta, vi do l'appuntamento sempre alla prossima, non mancate, se non vi siete ancora iscritti al canale fatelo, fate girare la voce, perché il canale comunque deve crescere, vuole crescere, spero lo farà a breve, così potremo divulgare il verbo della buona musica, della musica con la M maiuscola. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Check the mic and make sure it sound right, boys.